Tre consigli per abbassare il famigerato colesterolo. Allora, dopo tanti anni di comunicazione attorno al tema del colesterolo e del fattore di rischio che questo colesterolo rappresenta nei confronti delle malattie cardiocircolatorie, è chiaro che si è riusciti a centralizzare nella testa delle persone il ruolo del colesterolo come se fosse l'unico fattore di rischio per le malattie cardiocircolatorie. Chiaramente oggi sappiamo che non è così, quindi il colesterolo è sì famigerato, per così dire, ma nel contesto di tante altre, possiamo chiamarle, variazioni non positive, per esempio l'infiammazione, per esempio la regolazione della pressione, eccetera, eccetera, che incidono sulla salute del sistema cardiocircolatorio. Quindi il colesterolo non lo dobbiamo né dimenticare perché non c'entra niente, come si sente ogni tanto dire, no? Dopo un'enfasi quasi totale sul ruolo del colesterolo come fattore di rischio, diventa che qualcuno inizia a dire che assolutamente il colesterolo non c'entra nulla, anzi è quasi meglio averlo più alto. Io non sono mai stato molto a favore di queste esagerazioni, né da un lato né dall'altro. È chiaro che un colesterolo troppo basso può comportare un problema, perché il colesterolo è una molecola naturale che il nostro corpo produce, tra l'altro è il precursore di tutti gli ormoni steroidei, quindi è chiaro che serve. Allo stesso tempo è altrettanto chiaro che un colesterolo troppo elevato e soprattutto di composizione non ottimale, non entrerò nel dettaglio, ma il ruolo delle LDL rispetto alle HDL, eccetera, eccetera, può comportare un problema soprattutto in certe persone e soprattutto se si associa ad altri fattori di rischio. Ma il tema diventa poi un altro. Se mi accorgo che il colesterolo è un po' alto o tende ad alzarsi, che cosa posso fare? Beh, prima di tutto, come sempre, vale il consiglio scontato ma necessario di parlare con il proprio medico, in modo tale da capire appunto se si associa ad altri fattori di rischio oppure no. Ma quello che ci tengo io a sottolineare è che l'intervento primario, soprattutto quando non si è ancora passato un certo limite di pericolosità, deve essere sullo stile di vita. Quindi bisogna capire che cosa cambiare nel proprio stile di vita per migliorare questo parametro metabolico. E bisogna tenere presente in primis che la percentuale maggioritaria del colesterolo che si misura nel sangue non è il colesterolo che hai assunto direttamente dagli alimenti, ma è il colesterolo che ha prodotto il tuo fegato. In risposta certo anche agli alimenti, ma in risposta anche a tanti altri parametri complessi. Quindi, per dire che il colesterolo che misuri nel sangue è prodotto dal tuo corpo. Dunque, se il tuo corpo lo produce e lo produce in eccesso, significa che va riequilibrato un po' tutto il tuo stile di vita, non soltanto quello di dire: ah, allora non mangerò mai più un uovo, tanto per citare un alimento che effettivamente ha parecchi milligrammi di colesterolo al suo interno, ma sperando che questo risolva tutti i problemi, perché non è così. E ci sono tre cose che secondo me sono molto importanti da capire. La prima è il ruolo dell'attività fisica. L'attività fisica è fondamentale per ottimizzare moltissimi parametri metabolici. Adesso stiamo parlando del colesterolo, ma potremmo parlare della sensibilità insulinica, della regolazione della pressione, insomma. Ormai lo sanno anche i muri, per così dire, e c'è stata tantissima ricerca sul ruolo dell'attività fisica. Ovviamente intendo attività fisica regolare, corretta, fatta bene nel miglioramento dei parametri metabolici. Quindi, se hai il colesterolo che tende a salire e sei una persona sedentaria, beh, la prima cosa utile che puoi fare è toglierti da quella sedentarietà, iniziare a capire quale tipo di attività fisica ti piace di più, perché ricordati che se scegli un'attività fisica solo sulla base del fatto che qualcuno te l'ha suggerita, che qualcun altro la fa, ma che non ti piace, che non ti diverte, molto probabilmente la mollerai rapidamente. Quindi analizzati, pensa a cosa ti piace fare, ma poi soprattutto fallo con regolarità. L'attività fisica fatta la domenica, la passeggiata, è assolutamente insufficiente per ottenere dei risultati consistenti sul proprio metabolismo. Quindi attività fisica è essenziale per regolare questi parametri. E poi c'è anche da dire che l'attività fisica è una di quelle cose che regola questo e regola altri 100 fattori.
molto importanti, e non soltanto metabolici e organici, ma addirittura anche legati alla sfera psicologica, all'emotività, al tono dell'umore. Quindi i benefici sono moltissimi. Secondo punto, anche importante, è il ruolo degli zuccheri e dei cereali raffinati. Perché quando si pensa al colesterolo, la stragrande maggioranza delle persone pensa a quei cibi ricchi di colesterolo che sto assumendo nella dieta. E non dico che questo sia sbagliato, ma è insufficiente. Perché se è vero che il colesterolo che misuriamo negli esami del sangue è prevalentemente prodotto dal fegato, dobbiamo comprendere perché il fegato lo produce e soprattutto che cosa stimola la produzione eccessiva di colesterolo nel fegato. Ecco, gli zuccheri e i cereali raffinati hanno un ruolo importante in questo. Quindi, se il primo pensiero è quello di dire riduco gli alimenti grassi, che non è detto che sia sbagliato, ma perché perdo apporto calorico, poi finisco col mangiare molti più cibi, zuccherini o cereali raffinati, quindi pane, pasta, riso non integrale, è chiaro che sto facendo un lavoro quantomeno parziale se non errato. Quindi la raccomandazione è di stare attenti a questi alimenti e potenzialmente cercare di sostituire tutto l'apporto di cereali raffinati perlomeno con cereali integrali che sono ricchi di fibra e quindi hanno un effetto metabolico molto meno dirompente. Terzo punto ovviamente riguarda anche i grassi e in particolare eliminare, ma per fortuna ormai sono poco presenti anche nei cibi industriali, grassi di tipo idrogenato, ma anche stare attenti con l'apporto di grassi saturi perché evidentemente se insisto, avendo già una predisposizione all'aumento del colesterolo, se insisto eccessivamente con alimenti che ne contengono comunque tanto, beh, evidentemente questo si sommerà comunque a un certo punto al colesterolo prodotto dal fegato e quindi logicamente non avrò un effetto positivo. Quindi io credo che la cosa più importante da dire è se si vede che il colesterolo, soprattutto col passare degli anni, tende ad aumentare, non andare nel panico, parlarne con il proprio medico e poi, come dovrebbe essere sempre in queste situazioni, prendere questo campanello d'allarme come uno spunto intelligente, sensato, per iniziare a prenderti cura in maniera migliore di te stesso. Tutto qui, questo dovrebbe far qualsiasi segnale non positivo può essere tradotto in un'opportunità. La cosa peggiore che puoi fare è iniziare a lamentarti del problema, ma non lavorare sulle tue abitudini, perché ti stai lamentando, ma stai contribuendo a peggiorare il problema. Quindi, se vuoi che io magari ti dia una mano a capire un po' meglio quali sono le aree della tua vita che potresti migliorare, c'è un modo molto semplice. Qui sotto trovi il link ad un piccolo test, un quiz, ti impegnerà per pochi minuti, ma che ti aiuterà molto a fare chiarezza su quali punti della tua vita, o meglio del tuo stile di vita, non sono gestiti in maniera ottimale e soprattutto su cosa poi puoi fare effettivamente per migliorarli. Lo trovi qui sotto.